Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, mercoledì, finalmente è uscita la promo relativa ai Summer Heat, che probabilmente sarà la penultima, se non l'ultima promo veramente importante della stagione di FIFA 20. Quindi andiamoci ad analizzare per bene nel dettaglio di che cosa si tratta e in più andiamo anche a fare la review delle prime due carte che sono uscite, ossia Mendy e Ndombele, che così ad un primo sguardo veramente si prestano a essere due giocatori super in meta e che sicuramente potranno andare all'interno delle nostre squadre anche durante questo periodo. Quindi vedete a schermo la schermata della promo, è in inglese, quindi cercherò di tradurvela nella maniera migliore possibile. Insomma, Summer Heat Voting, quindi già si parla di votazioni. Infatti, che cosa dice? Che i fan di FIFA aiuteranno a decidere quali insomma, oggetti popolari di FUT, quindi quali giocatori popolari di FUT riceveranno degli special boost durante la promo dei Summer Heat. Per 24 ore, in un certo giorno, durante questo evento, i giocatori troveranno un pick all'interno del nostro account quando faremo il login, e all'interno di questo pick ci saranno delle versioni in prestito di tre giocatori Summer Heat nominees. Le nominazioni andranno a includere appunto alcuni dei maggiori, dei più importanti e dei più popolari giocatori delle stagioni precedenti di FUT, e il giocatore che andremo a selezionare sarà quello che riceverà appunto il nostro voto. Il giocatore, ovviamente, nominee che riceve il maggior numero di votazioni, verrà rilasciato tramite delle squad building challenge come, insomma, upgrade Summer Heat Winter. E invece le due carte che arriveranno seconda e terza riceveranno comunque un boost, ma all'interno solamente dei FUT Draft. Poi parla di Summer Showdown Special Items, ovvero ogni settimana andremo a sottolineare, a enfatizzare quello che è un match del mondo calcistico reale, rilasciando un oggetto speciale Summer Heat tramite Squad Building Challenge per un giocatore di ognuno delle due squadre. Insomma, la carta speciale Summer Showdown della squadra che poi andrà effettivamente a vincere la partita reale riceverà un più 3 di boost all'overall permanente, mentre nel caso di pareggio entrambe le carte riceveranno un più 1. Quindi facciamo caso: derby di Roma, prendono Dzeko e Immobile. Se la Roma vince, Dzeko prende un più 3. Se la Lazio vince, Immobile prende un più 3. Se invece le due squadre pareggiano, entrambi prendono un più 1 permanente. Poi parla di Best of Re-releases, ovvero siamo a conoscenza, insomma, di quelli che sono i migliori oggetti che abbiamo rilasciato, e andremo appunto a rilasciare nuovamente quelle che sono le migliori carte nei FIFA 20 Packs di Ultimate Team. Ci saranno tre differenti spazi temporali attraverso la campagna di FUT Summer Heat, e una nuova collezione di Best of Released Special Items, quindi elementi speciali, verrà dunque aggiornata. Il primo gruppo sarà disponibile dal 17 giugno, quindi proprio oggi. Vediamo se mi fa aprire anche la lista. Ah, perfettamente, ti fa vedere anche la lista, quindi insomma abbiamo Lisandro Lopez, Neri Cardoso, vabbè, insomma tutte carte relative queste qui alla Copa Libertadores, abbiamo Tevez, Digne, insomma eccetera eccetera, Jedliner con Nainggolan, carte che durante la stagione appunto erano state rilasciate, adesso saranno nuovamente disponibili all'interno dei pacchetti. Magari vi metto questo link in descrizione se volete andare a vedere l'elenco completo. Poi parla di Summer Heat Fan Favorites, ovvero una selezione di elementi popolari di FUT preferiti da FIFA 20, torneranno in grande stile. Infatti, alcuni Summer Heat Fan Favorites saranno selezionati e saranno rilasciati nuovamente appunto carte che sono uscite sia nella versione SBC che nella versione obiettivo con statistiche boostate, e queste statistiche boostate, questi oggetti boostati saranno disponibili tramite Squad Building Challenge e obiettivi.
Qui poi parla di engagement and reward packs, perché insomma avete avuto sicuramente, ora che avete loggato nell'account, proprio un loyalty pack, ossia un pacchetto che premia quella che è la vostra, il vostro tryharding praticamente, insomma in base ai giorni che avete giocato avete ricevuto un determinato pacchetto, e ci sarà poi la possibilità addizionale di ottenere ulteriori rewards, premi, basati su quante volte loggate su FUT nel corso dei Summer Heat Campaign. Il primo periodo va dal 17 giugno al 28 giugno, il secondo dal 17 luglio al 12. No, dal 17 giugno al 28 giugno, il secondo dal 17 giugno al 12 luglio, quindi è un po' più lungo. Durante poi il periodo dei Summer Heat, anche i premi della Weekend League e i Player Pick andranno a contenere elementi speciali di carte, appunto, che sono uscite durante l'anno. Per cui avremo top 100, avremo un Team of the Season so far, player pick, che verrà dunque rimpiazzato con un best of di 11 giocatori contenenti 11 special items rated 90 o higher. Quindi questa è veramente una miglioria importante all'interno dei premi della VL, perché insomma finalmente si hanno dei premi garantiti di un certo tipo all'interno appunto dei diversi piazzamenti. Stessa cosa da Elite 3 a Elite 1, che vedrà stavolta un pacco con tre giocatori, come abbiamo visto insomma durante tutto l'anno, gli Iffitots eccetera. Poi abbiamo Gold 2, ogni player pick avrà almeno un elemento speciale della campagna dei Summer Heat. Mentre qui invece, come è accaduto per i Tots, sarà insomma randomica per Silver 1, Silver 2 e Silver 3. Quindi, per quanto riguarda la panoramica della promo, abbiamo concluso e direi di passare rapidamente in game per andare ad analizzare quelle che sono le carte di Mendy e di Ndombele. Quindi ho fatto un rapido switch. E andiamo subito all'interno delle sfide creazione rosa, dove troviamo il buon. Che prontezza di riflessi! Il buon Ndombele, 4 mosse abilità, 3 di piede debole, 1,81 m. Quindi diciamo un giocatorino alla Kanté per quanto riguarda il centrocampo. Viste le stazze, io direi anche alla Kanté Toti. Ovviamente riceve un boost significativissimo in velocità. Se lo vogliamo paragonare a Kanté Toti, ovviamente pecca un po' in tiro, perché vedete 75 di finalizzazione nonostante il 99 potenza tiro e l'83 di tiro dalla distanza. Ottimi passaggi sia al corto che al lungo, quindi vuol dire che anche in fase di impostazione questo vi può dare una mano, anche perché è super agile, agilità 93, equilibrio 96, reattività 94, anche con una buona forza, quindi in campo sicuramente sarà una di quelle carte che si gira bene, scivola bene con l'L2 per intercettare le linee di passaggio. Ottimo controllo palla, dribbling, freddezza, statistiche difensive che parlano di lui, per lui, tranne la lettura difensiva che mi lascia un pochino perplesso. Paradossalmente non ha ricevuto questo boost pazzesco in statistiche difensive, invece fisico, insomma, aggressività 94, resistenza 93 e tanta tanta roba. Andiamo a vedere quelli che sono però i requisiti di questa sfida, e chiede una rosa 84 e un'altra rosa 84, quindi regalata questa carta. Io vi dico di sbloccare assolutamente, senza proprio alcun tipo di dubbio, il buon Ndombele, perché insomma una carta così a queste condizioni è assolutamente, assolutamente da fare. Poi andiamo avanti, e negli obiettivi invece troviamo il buon Mendy, che per me diventa definitivamente il terzino più forte del gioco. Insomma, ci sono degli obiettivi da completare: vinci 5 partite Rivals, bla 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 bla. Sicuramente non proprio facile, perché sono tutte quante in Rivals queste sfide da fare, e anche vittorie Rivals. Vedete che poi mano a mano ottenete diversi Mendy 89, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere però le statistiche inserendolo all'interno di una rosa sperimentale, perché lì non me le fa cliccare. Quindi in maniera molto molto rapida andiamo a togliere questo qui, altrimenti non me lo fa inserire in quanto me lo calcola doppione. E andiamo a prendere Mendy nella sua forma Summer Heat, eccolo qui, quindi sperimentale, perfetto. E insomma, questo qui 5-5, quindi pazzesco, 1,80 m, alto normale rendimento, riceve un boost in velocità importante, ottime statistiche paradossalmente anche di tiro, quindi in fase finalizzativa forse questo qui magari qualche volta ve la può pure buttare dentro.
passaggi sia corto che lungo che fanno finalmente la differenza su Mendy, quindi sia appunto passaggi stretti che lanci lunghi, questo qui non vi dà alcun tipo di problema. Ottime statistiche di agilità, equilibrio, reattività, dribbling, freddezza, statistiche boostate anche in difesa, aggressività 90, forza 90, resistenza 99, elevazione 90, quindi questo qui raga è assolutamente da andare a sbloccare, anche perché richiede semplicemente di tryhardare. Certo, tryhardare a giugno non è mai bello, però per una carta così, se avete intenzione di giocare e comunque di volerlo provare, io vi dico assolutamente che ne vale la pena, perché questo qui è a mani non basse, bassissime, il miglior terzino sinistro del gioco, se non proprio il miglior terzino del gioco. Quindi, fatta questa rapida panoramica, ci terremo poi aggiornati su quella che è la promo, mano a mano che svilupperà per bene tutta la situazione. Io, raga, vi ringrazio per la visione, ci vediamo ogni giorno in live su Twitch, trovate poi la schedule che aggiornerò nella descrizione. E niente, raga, un salutone, peace.